Ciao a tutti e benvenuti in una nuova recensione. Quest'oggi recensiremo Kung Fu Panda 2, sequel del film Kung Fu Panda del 2008, uscito nel 2011, nonché facente parte della DreamWorks Animation. Ma prima di cominciare, una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, non guardate oltre questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Bene, innanzitutto partiamo con la trama. Allora, Kung Fu Panda 2 si svolge 4 anni dopo gli eventi del primo film. Con Po che ormai è diventato il Guerriero Dragone, difende la Valle della Pace dai cattivi insieme ai 5 cicloni, finché un giorno non gli succede una cosa incredibile. E per la prima volta si confronta con il padre, chiedendosi da dove è venuto, e oltretutto sta per muovere i primi passi verso il raggiungimento della pace interiore. Ma non è finita qui! Il nostro amico dovrà partire per una grande avventura lontano dalla valle, nella città di Gonmin, per sconfiggere il perfido pavone Shen. Un pavone bianco, spietato, crudele, malvagio, che vuole uccidere il Kung Fu una volta per tutte. Ma tant'è che alla fine Po riuscirà a fermare Shen e a trovare la pace interiore. Bene, passata la trama, vi illustro la mia opinione. Allora, vi devo confessare che questo è il film della DreamWorks che io adoro di più, insieme a Shrek e a Madagascar. Perché quello che adoro di più? Perché rispetto al primo è più divertente, ma anche più maturo. Gli aspetti tecnici anche stavolta è inutile commentarli se non la mitica colonna sonora del maestro Hans Zimmer. Concludo dicendo che Kung Fu Panda 2 rimane e rimarrà sempre un film carino, godibile, divertente, che mi fa sempre piacere vedere e rivedere, mi mette allegria. In conclusione, posso anche dargli la mia votazione numerica. Io a Kung Fu Panda 2 da 1 a 10 gli do un convintissimo 10,9. Ma voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Kung Fu Panda 2. E soprattutto vi ringrazio di cuore perché stiamo raggiungendo sempre più iscritti. Non me l'aspettavo, vi ringrazio di cuore. Aiutatemi a raggiungere ancora più iscritti. Aiutatemi a far crescere questa comunità. Io vi ringrazio di cuore e noi ci vediamo alla prossima recensione. Bye bye!